una montagna, è proprio una penisola della Grecia questa cosa. Quindi, breve sintesi, finora ho detto che ci sono tre forme di monachesimo, l'eremitismo, il cenobitismo e le lauree. Per quanto riguarda l'Occidente abbiamo visto che c'erano state le invasioni barbariche. Nel VI secolo l'imperatore Giustiniano riconquistò le terre, alcune terre, tra cui l'Italia, fu una guerra durissima. Però 15 anni dopo arrivarono altri barbari, i Longobardi, e l'Italia praticamente la vedete a macchia di leopardo. I bizantini rimasero padroni nelle zone più scure. E alla fine persero, dopo tanti secoli, anche i possedimenti dell'Italia centro-settentrionale, rimasero padroni della Sicilia, di parte della Calabria e della Puglia e di alcune zone costiere non meglio identificate. Questo è Cassiodoro, un politico molto importante, che dopo la guerra gotica si rifugiò a Squillace e fondò un monastero, il Vivarium. Tra le altre cose, i monaci copiavano i vecchi codici che rischiavano di andare perduti. Quest'opera fu ripresa anche dai monaci benedettini. Qui vediamo San Benedetto, che è il fondatore del monachesimo occidentale. I suoi monaci dall'Italia si irradiarono in tutta Europa, la Gallia, l'Irlanda, la Scozia. Invece l'Italia meridionale, come abbiamo detto, le nostre zone rimasero in mano ai bizantini. Cosa successe? Che anche l'impero d'Oriente fu soggetto a delle invasioni. Tra la fine del VI secolo e la metà del VII ci furono le invasioni prima dei persiani e poi degli arabi, che si impadronirono di tutta quella zona verde là. Allora questi monaci se ne scapparono, quelli che ci stavano, e alcuni di essi giunsero anche in Italia. Qua vediamo il famoso codice purpureo di Rossano, che è del VI secolo e che appunto arrivò proprio in quel periodo. Ma la cosa interessante per noi è questa qua, questa è un'immagine della Sicilia. In Sicilia arrivarono dei monaci siro-palestinesi. I monaci siriaci si stabilirono in due località, in due zone, la zona di Siracusa e la zona di Enna. A Siracusa l'insediamento più importante è presso Noto, un monastero rupestre dedicato a San Marco, mentre ad Agira, mentre vicino Enna, l'insediamento più importante è quello di Agira, dove c'era un monastero di San Filippo. Questo ce lo dobbiamo ricordare, su San Filippo. Come era organizzato questo monastero? C'era una struttura centrale, il monastero, e poi tutto intorno c'erano dei romitori, in modo che i monaci si potevano ritirare da soli, in modo da fare sia vita eremitica che cenobitica, un'alternanza delle due forme di monachesimo.
Chi era questo San Filippo di Agira? Su di lui esistono due biografie, una del X secolo di un certo Eusebio e una del XIII-XIV secolo dello pseudo Atanasio, è chiamato. Sono due biografie molto confuse, perché confondono San Filippo con l'Apostolo Filippo. A mettere ordine ha contribuito uno studioso, Cesare Pasini, che è un monsignore, che lavora in Vaticano, questo qua, e ci dice che San Filippo era un sacerdote esorcista di origine siriaca, che visse in una grotta di Agira nel VII secolo, meno probabilmente nell'VIII secolo, quasi sicuramente nel VII secolo. Ma questo è un altro passaggio importante. A sinistra c'è la cartina che abbiamo visto prima, a destra c'è quest'altra. Vedete che la Sicilia da rossa diventa verde. Perché? Perché a un certo punto arrivarono gli arabi, i saraceni, i musulmani e conquistarono tutta la Sicilia. Questo nel IX secolo. Contemporaneamente, sul finire di quel secolo, i bizantini conquistarono altre terre, che erano prima erano longobarde, praticamente la Calabria settentrionale e la Basilicata, vedete che le unirono alla Puglia. E quindi anche noi siamo rientrati nei domini bizantini. Persero da una parte e guadagnarono dall'altra. I monaci che erano in Sicilia passarono in Calabria, se ne scapparono. E abitarono nella Valle delle Saline, nella parte di Palmi. Sono famosi due monaci, omonimi, Sant'Elia. Uno era siciliano, Elia il Siculo, il Giovane, o Elia da Enna. L'altro era calabrese, Elia lo Speleota. Dunque, questi due ebbero anche modo di conoscersi e di passarsi il testimone, perché erano dei leader carismatici, tutti andavano da questi qua. Ma sotto Elia lo Speleota c'è scritto lo smistatore, perché che successe? Questa è un'ipotesi del professor Filippo Burgarella. Dice che gli arabi, dalle loro postazioni della Sicilia, incominciarono a fare delle incursioni nella Calabria meridionale. E lui incominciò a dire ai suoi monaci: andate sopra, perché ci sono questi nuovi territori che sono stati acquisiti, così li popoliamo. Ed è per questo che abbiamo il toponimo Sant'Elia da tante parti, insomma. Lui non c'è mai stato, però i suoi discepoli, io li ho trovati ad Aieta, Tortora, Preiamare, Trecchina, Maratea, Castelluccio, Laurì, Orso Marzo, pure c'è. Mo' che vedo Giovanni, mi è venuto in mente. E questo è il famoso eremo dove anche il Beato Lendine andava a pregare. Ci sono degli indizi che si trattasse proprio dello Speleota. Innanzitutto nel bios, noi abbiamo il bios, la vita di questo santo, e si dice appunto che i suoi discepoli arrivarono nelle nostre zone. A Maratea, a Scalea e a Tortora, nel castello delle Tortore, accaddero dei fatti molto sfiziosi, ma per mancanza di tempo non ve li posso raccontare. Purtroppo. Mi ricordo soltanto che il sacerdote del castello delle Tortore si chiamava Giovanni, come Don Giovanni adesso, quindi c'è qualcosa di... Vai. Indietro. Poi un discepolo di Elia lo Speleote fu molto probabilmente San Vandino il Giovane, anche se non tutti sono d'accordo, però la maggior parte dicono che è stato lui. E San Vandino il Giovane poi fu a sua volta il maestro di San Nilo. Vai. San Nilo è vissuto una quindicina d'anni nell'eparchia del Mercurio, nel cui centro è Orso Marzo, e poi è morto novantenne a Grotta Ferrata, vicino Roma. È stato un santo importantissimo, di cui credo che vi parlerà Giovanni, russo. E veniamo a questi monaci siciliani. Questi monaci siciliani, scappati dalla Sicilia, arrivarono da noi. Noi sappiamo che c'era un monastero dei Siracusani, è stato fondato sicuramente dopo l'878, perché gli arabi si impadronirono di Siracusa proprio in quell'anno. La chiesa è stata identificata con questa costruzione qua, che si trova a Scalea, che ha avuto diversi nomi: San Nicola di Siracusa, San Nicola dei Greci, o più comunemente la chiesa dell'ospedale la chiamano. Qua vediamo delle immagini, diciamo soltanto che questa era stata adibita a frantoio, poi una discarica, adesso insomma l'hanno un po' sistemata, però gli affreschi sono in questo stato qua, alcuni sono del IX secolo. Un altro monastero era dei taorminesi, gente che veniva da Taormina. Taormina fu conquistata nel 902 dagli arabi. Finora si è pensato che questa chiesa fosse a Scalea, ma il professor Domenico Minuto ha fatto un'altra ipotesi. Dice, secondo lui era a Tortora. Perché? Perché a Tortora hanno trovato i resti di un'antica chiesetta
in località San Brancato o San Brancato. E San Brancato non è altro che la storpiatura del nome di San Pancrazio, che era il... E quindi secondo lui, dice, quella era la chiesa, il monastero dovrebbe trovarsi da quelle parti. No. Potrebbe essere questo qua, perché lungo la strada che porta a Torto, come mi hanno confermato autorevolmente Giovanni Russo e Pietro Rotondaro, che sono degli esperti, potrebbe essere un monastero. No, le foto le ho fatte io, non sono come quelle di Pietro. Si vedono dei ruderi e anche un pezzo del muro qua. Ah, si dice che sia a Tortora, però no, non è sicuro, lo dice Domenico Minuto. Io ho saputo che c'è San Brancato anche in una zona qua vicino, quindi invito qualcuno di voi ad andare a verificare se ci sono resti di chiesette, perché questa chiesa dei Taorminesi potrebbe essere pure qua. E veniamo indietro. Aspetta. Ecco qua. Alcuni monaci vennero direttamente dal monastero di San Filippo di Agira e abbiamo le loro biografie. Il primo a venire fu San Leon Luca o Leone Luca di Corleone, avanti. Questo visse 100 anni, nacque nell'815 e praticamente arrivò qua, si presume, prima ancora che ci fosse la seconda riconquista bizantina. Arrivò prima sul Monte Mula, presso San Sosti, poi là conobbe un monaco che si chiamava Cristoforo e insieme fondarono due monasteri, uno a Mercurio presso Orso Marzo e un altro ad Avena di Papa Sidero. Per ricordarlo, a suo ricordo c'è ancora il nome di un torrente a Papa Sidero che si chiama San Donocaio, che sarebbe San Lucaio, San Luca. Dopo San Luca arrivò San Luca di Demenna o d'Armento. Di Demenna perché era nato a Demenna, che dovrebbe essere una località non più esistente in provincia di Messina. Armento invece in Basilicata, provincia di Potenza, e vi morì nel 984, abbiamo anche la data di morte di questo qua. Fu discepolo di Sant'Elia lo Speleota, visse 7 anni a Noepoli, poi si trasferì in Val d'Agri, nel cenobio di San Giuliano, e infine fu il fondatore della città di Armento, del centro fortificato di Armento. Questo qua è rimasto famoso perché ogni volta che arrivavano i saraceni musulmani, i monaci se ne scappavano, perché nel Vangelo c'è scritto: quando vi cacceranno da una parte andate altrove. Ma San Luca a un certo punto si stufò di questa cosa e mentre i saraceni si erano accampati ad Armento non se l'aspettavano proprio, lui organizzò un vero e proprio blitz armato, fece dei prigionieri, ci furono anche dei morti e dei feriti. Reagì. Prima che ciò accadesse era stato raggiunto dalla sorella che si chiamava Caterina, che una volta rimasta vedova, Caterina si fece monaca e fondò ad Armento anche su un monastero femminile, perché anche c'erano anche le monache, però le monache stavano nei monasteri, non facevano le eremite. Invece Elia e Antonio sono i figli di Caterina, pure loro monaci. Qua vediamo un'immagine dei due fratelli, Luca e Caterina. E veniamo a quest'altro santo, San Vitale di Castronovo. Pure questo era passato per il monastero di San Filippo di Agira. Questo girovagò moltissimo, ma non vi sto a dire tutti questi nomi, ve li leggete voi stesso. Ho evidenziato il cenobio dei santi Adriano e Natalia. Mentre si trovava in questo cenobio arrivarono i saraceni, tutti i monaci se ne scapparono tranne lui, che decise di affrontarli, i monaci. Allora i saraceni gli chiesero dei soldi, ma lui non aveva niente perché viveva in povertà. Allora decisero di ucciderlo, ma mentre il boia con la scimitarra stava per tagliargli la testa arrivò un fulmine, fu colpito da un fulmine questo e cadde a terra e San Vitale si salvò. Però San Vitale era una persona molto buona, si mise a pregare e salvò pure il suo carnefice. Quindi un modo diverso di reagire, San Luca che si è innervosito praticamente, questo più fedele ai canoni del Vangelo. Però era votato al martirio questo qua, eppure è difficile farlo. Forse la soluzione migliore, se fosse stato io, era quella che adottava San Nilo. Come li vedeva se ne scappava. Anche una volta c'era un saraceno che voleva dargli del pane a San Nilo, l'aveva trovato uno buono, ma quello scappava lo stesso perché aveva proprio il terrore. E infine, sempre da San Filippo d'Agira, arrivò dalle nostre parti una vera e propria famiglia di monaci. Cristoforo, Calì, Sabba e Macario venivano da Collesano in provincia di Palermo. Allora,
Cristoforo e Calì erano marito e moglie. La vocazione venne a Cristoforo, che abbandonò la famiglia e si fece monaco. Si può fare questo secondo le norme canoniche, almeno quelle bizantine, ma pure quelle cristiane, credo, e quelle cattoliche. Sì, sì, infatti dici che Calì, la moglie, all'inizio era contraria, infatti a San Cristoforo apparve l'arcangelo Gabriele, no, Michele, e disse: anche se tua moglie ti insiste che tu vai tranquillo. E poi alla fine si convinse pure lei e divenne monaca. Dunque, scapparono dalla Sicilia intorno al 930-940, perché ci fu una carestia talmente forte che si registrarono atti di cannibalismo. Proprio dice che i genitori mangiavano la carne dei figli e i figli quella dei genitori. E questo appunto se ne scapparono prima a Caroniti, che è nella Calabria meridionale, e poi arrivarono dalle nostre parti, sotto la guida sempre di Cristoforo. Per esempio fondò la chiesa di San Michele nel Mercurion. Poi arrivarono le incursioni saracene, andò nell'interno, nel Latiniano, e morì a San Lorenzo sul Sinni, che secondo alcuni, ma non è sicuro, dovrebbe essere l'episcopia. E là pare che sia morta anche la moglie. Poi una cosa interessante è che San Cristoforo non abitava all'interno del monastero, ma fuori, in un romitorio. Quindi avevano riprodotto lo stesso modello che abbiamo visto in Sicilia, un monastero centrale e tanti romitori disseminati nella zona. Morto San Cristoforo, il posto fu preso dal figlio San Zabba di Collesano, che già prima della morte del papà era quello, insomma, che comandava, l'uomo fattivo, quello che faceva tutto. Poi divenne che aveva la leadership. Dopo la morte del papà ebbe anche la leadership dal punto di vista formale e fu riconosciuto capo di tutti i monaci del Mercurion, del Latiniano e del territorio di Lago Negro. In suo ricordo c'è una contrada di Tortola al confine con Trecchine che si chiama Sant'Usago. Poi alla fine sempre questi saraceni che continuavano ad arrivare fu costretto a fuggire con i suoi monaci nel Salernitano. Morì a Roma nel 990 nel corso di una missione diplomatica. Morto lui, il posto fu preso dal fratello Macario, che rimase al comando, diciamo, per 10 anni, morì esattamente nell'anno 1000. Le reliquie di San Macario si trovano a Oliveto Citra, appunto, in provincia di Salerno, ma non tutte. Secondo me, ma questa è un'ipotesi mia, quelle che mancano si trovano a Maratea. Quel San Macario che è a Maratea, che è stato nella Basilica, potrebbero essere il resto delle ossa di San Macario, questo qua, di Collesano. Ecco, questo è lo schema di tutti questi monaci che arrivarono nelle nostre zone e naturalmente provenivano dal monastero di San Filippo. Sicuramente qualcuna delle loro fondazioni le intitolarono a questo santo. San Filippo per esempio si trova a Lauria, a Maratea, a Cetraro, a Santa Domenica Talao. Qua c'è un'immagine di quella di Santa Domenica. Quelli di Santa Domenica lo chiamano Santo Filico. A noi interessa, a voi soprattutto, quello di Lauria, ma non vi dico niente, perché questo lo dovrà dire Raffaele Papaleo. Ecco, ma alcune considerazioni conclusive. Questi monaci erano girovaghe di per sé, però come abbiamo visto, a spingerli prima dall'Africa in Sicilia, poi dalla Sicilia in Calabria, poi ancora oltre, furono gli arabi. E questo è importante, perché non ce lo dobbiamo dimenticare, perché tutti quanti diciamo, ma gli arabi stavano tranquilli, poi ci furono le crociate. Questo avveniva prima delle crociate. Ecco, e quindi le crociate sono state una parentesi, perché gli arabi c'erano prima e ci sono stati dopo. No, torna indietro. La seconda considerazione è quella dell'arrivo dei normanni. I normanni conquistarono tutta l'Italia meridionale, quindi sia i territori bizantini e sia la Sicilia islamica. E procedettero alla latinizzazione in accordo col Papa. Anche in questo caso, per quanto riguarda la zona nostra, più che di latinizzazione dovremmo parlare di rilatinizzazione, perché noi eravamo stati latini. Fino al IX secolo c'erano i Longobardi che erano cattolici. E anche dove effettivamente erano stati bizantini per 500 anni, come a Rossano, diciamo, le autorità normanne istituirono anche nuove fondazioni greche, come il famoso Patinion di Rossano. Quindi non è che questi sterminavano i monaci che c'erano, come dicono alcuni, ma fu un fenomeno graduale, diciamo.
Anzi, nel 1400 ci fu il cardinale Bessarione, che proveniva dall'Oriente, e questa è una figura molto importante perché era riuscito a mettere d'accordo cattolici e ortodossi per superare lo scisma del 1054, poi la cosa non ebbe seguito. E lui ci teneva moltissimo a rivitalizzare i cenobi che si trovavano, i greci che si trovavano nell'Italia meridionale. Fece fare un censimento da Atanasio Calceopolo, e questo signore qua però scoprì che ormai era il fenomeno in fase di forte declino. Poi naturalmente ci fu il Concilio di Trento, là la Chiesa chiuse proprio, perché si chiuse in se stessa e quindi chiuse all'esterno anche contro questi monaci qua. Attualmente il monachesimo bizantino, italo-greco, sopravvive nell'abbazia di Grottaferrata, che è la sede della Congregazione d'Italia dei Monaci Basiliani, così si chiama, che riunisce i monasteri cattolici di rito greco-bizantino presenti nell'Italia meridionale, quindi anche quelli che si trovano in Calabria, in Sicilia. Purtroppo però in questo periodo questa abbazia è in crisi, è stata posta sotto il controllo del vescovo locale, ha perso la sua autonomia, e questa è una cosa che dispiace, perché dopo 1000 anni praticamente è stata commissariata. Si dice che è stata fatta un'istanza al Papa, speriamo che l'accoglie per ridare l'autonomia a questi monaci. Concludo ricordando alcuni studiosi, che tutte le cose che vi ho detto hanno studiato queste persone qua. André Guillot è stato un grande, è morto a 90 anni nel 2013, e questo ci può stare pure. La cosa brutta è stata che è morto a dicembre scorso il professore Filippo Burgarella, che era il suo allievo, era veramente, insieme con la Falkenhausen, il massimo esponente degli studi di storici bizantini. Qualche giorno fa poi è morto il professore Roma, che è importante perché soprattutto dal punto di vista archeologico, lui ha scavato e quindi ha fatto delle ipotesi in base ai reperti che ha trovato. Concludo con i consigli per gli acquisti. Ecco, abbiamo alcuni libri, qui uno dei tanti libri che ha fatto Giovanni Russo, La Valle dei Monasteri, per saperne di più, quest'altro, I Limiti del Mercurio, l'ha scritto il professore Paonessa. Questi invece sono gli atti di un congresso tenuto a Maratea 2 anni fa, in cui ci sono degli iscritti di tutti noi presenti, tranne di Pippo. Però Pippo si è rifatto, torna indietro, è proprio la cosa tua qua. Si è rifatto perché è stato l'anima di questa pubblicazione, La Società Densa, un'altra storia. Ed infine, per chi vuole saperne di più su questi monaci siciliani, alcune biografie sono in questo libro, costa 10 euro, io l'ho preso in internet. Otto santi, che non ci vedo, otto santi monaci siciliani in Calabria e altrove. L'ha scritto il professor Domenico Minuto. Oppure può comprarsi il Sirino, dove io scrivo ogni 3 mesi un articolo proprio su questi argomenti. Basta. Allora, dillo tu, dillo tu. No, non voglio invadere. No. Siamo in diretta? Siamo in diretta su Facebook. Su Facebook. C'è una signora del Brasile che ci sta seguendo, che è parente del professore Pavaleo, si chiama la signora Raffaella Basilisco. Che è una sorpresa anche per te, allora. C'è una parente di Pavaleo che ci sta seguendo in diretta dal Brasile, quindi abbiamo pure una dimensione internazionale stasera. La salutiamo tutti, naturalmente. Ciao da tutti. A questo punto i monaci cominciano a diventare anche più familiari, sappiamo i nomi, sappiamo la cronologia, quello che ci manca è conoscere anche i luoghi che abitavano, che hanno vissuto, e a questo punto ci viene in soccorso Giovanni Russo con questo suo intervento, che è proprio sugli eremi e sugli stanziamenti locali, i nostri luoghi abitati da quei monaci. Prova, si sente? Scusate, sentite in fondo così? Allora, Giovanni, scusami, se lo tieni in orizzontale, si sente meglio. Se lo tieni un po' più in orizzontale, si sente meglio.
velocissimo, come il cambio gomme nelle corse automobilistiche, proprio veloce. Scusami, la tua domanda è proprio come bellissimo. Ora, non posso zoomare però. Non può? Non può zoomare. Non zoom, non ti preoccupare, non c'è problema. Non c'è problema, ma meglio intero che non si vede tutto. Quando posso me lo dico? Sì. Prova il microfono. Prova? Prova? È meglio? Beh, secondo me che si crede qui. Solo che lui vuole la registrazione. È per il Brasile. Bene, allora, il compito che mi è stato dato è quello di parlare di eremi e monasteri al Mercurion, e tra eremi e monasteri manca la parola più importante, soprattutto in considerazione del fatto che siamo all'Auria, cioè la Laura, come ha detto Biagi, o la Laura. Intanto mi colpiva, pensando a come organizzare questo intervento, il fatto che nel X secolo, perché un monaco potesse fare l'eremita, doveva chiedere il permesso all'abate, doveva chiedere il permesso all'egumeno. Nel Mercurion, area che ora vediamo, è nata con questa vocazione per l'eremitismo, per fare l'eremita nel X secolo bisognava chiedere il permesso all'egumeno. Cos'è successo? Lo sappiamo intanto cominciando a parlare di San Nilo, visto che parleremo anche di lui, perché San Nilo, per potersi recare nella grotta santuario di San Michele, deve chiedere il permesso ai padri, cioè non ad un abate, ma a ben tre, perché tre erano gli abati che si trovavano al Mercurion in quel momento, tra i più importanti, e cioè Fantino, di cui ha già parlato Biagio, e successivamente San Zaccaria e San Giovanni. Erano tre abati. Quello che ci viene subito da dire è che evidentemente questa eparchia monastica, in quel momento, nel momento in cui un monaco per fare l'eremita deve chiedere il permesso, è diventata ormai un'eparchia monasteriale, non è più monastica, cioè è fatta di monasteri, è fatta di monasteri. Eppure l'eparchia monastica, come tutte le altre regioni monastiche dell'intero bacino mediterraneo, è nata come un'eparchia di monaci dediti essenzialmente alla esichia, cioè a quell'anacoretismo dolce, la madre di tutte le virtù, come la chiamava San Nilo. Il territorio del Mercurion è desideratissimo e bramato dai monaci che provenivano, come abbiamo visto, da tutte le parti del bacino del Mediterraneo, perché è una regione completamente disabitata. Chi dicesse che i monaci che arrivano al Mercurion si trovano
in un'area molto vicina al mare, direbbe una falsità. Perché le aree vicine al mare, a partire dal VI secolo in poi, e Tortora è la più importante testimonianza in merito, sono delle aree che conservano ancora agglomerati urbani di una certa importanza. E anzi dirò che proprio la differenza che c'è tra gli agglomerati urbani sulla costa con quelli dell'interno, che danno l'idea di cosa deve essere successo negli anni in cui queste regioni vengono abitate dai monaci orientali. La regione che si trovano davanti è una regione in cui non ci sono abitati. È una regione prevalentemente aspra, che presenta solo una possibilità: un insediamento per i monaci di tipo rupestre. Il monaco non può che abitare una grotta per il semplice fatto che non ci sono abitazioni. Le uniche costruzioni che troviamo, le troviamo a partire dal VI secolo in poi solo a presidio delle vie istmiche, quelle che congiungevano la costa tirrenica con la costa ionica, cioè quelle vie che fondamentalmente congiungevano centri abitati già greci, ma precedentemente addirittura enotri e anche oltre, cioè ausoni, che sono appunto i centri di Laos, di Skidros e dall'altra parte invece soprattutto Siri, prima ancora Siria e Metaponto, prima ancora, ed Eraclea, prima ancora di Sibari. Perché Sibari comunque un'origine ce l'ha, ed è intorno al 750 a.C. Siri e Eraclea preesistevano. Solo su queste vie c'erano delle costruzioni, ed erano delle roccaforti a controllo di queste vie che si inerpicavano in mezzo a queste valli dove scorrevano i fiumi più importanti della Calabria, sia in questo caso l'Argentino, sia, lo faccio per la dottoressa Armentano per ricordare, il Lao, con una delle costruzioni, delle roccaforti più importanti che c'erano, che era per l'appunto quella di Laino. Allora, la grotta è il luogo in cui entrano i monaci, non hanno altre possibilità. L'insediamento è di tipo rupestre e questo successivamente farà sì che daranno un segnale, avremo una testimonianza di quello che sono i valori non solo culturali e religiosi che i monaci porteranno, ma anche di tipo, direi io, abitativo. Non è un caso che i paesi dell'interno hanno una certa, come dicevo prima, conformazione, che è diversa da quelle dove si distinguono le vie principali e le plateie che invece abbiamo nelle città sulla costa. Proprio l'insediamento rupestre, qua vedete una delle tante grotte, e il fiume che scorre, che vedete, è il Lao, che ormai è arrivato in pianura, quindi un po' più tranquillo di come non sia a Laino, chiaramente. Questo tipo di insediamento influenzò il circostante habitat e tutto il suo percorso evolutivo, perché così dette forma a quelli che sono, come ho detto appunto, gli agglomerati urbani di cui naturalmente determinò la nascita. La grotta costituisce quindi la prima inserzione religiosa nel territorio e piano piano continuò a chiamare nuovi anacoreti. Le grotte che sono in tutti i territori, tutto il territorio, sia della Basilicata che della Calabria, non ce n'è una che non sia stata, che nel passato non fosse stata abitata da un anacoreta. Abbiamo anche delle cose molto interessanti. Notiamo che tutte queste grotte hanno nei pressi alcuni eventi che ricorrono, la presenza per esempio di alcune piante.
l'alloro, piuttosto che l'ulivo, piuttosto che il giuggiolo, tutte piante che servono ai monaci per poter curare se stessi, ma anche coloro che a loro si rivolgevano nel bisogno. Le grotte sono utilizzate, anche vengono utilizzate dai monaci, anche quelle grotte che nel passato assolvevano ad altri compiti. Sappiamo benissimo che uno dei compiti delle grotte era quello di ospitare i cimiteri, in maniera non dissimile a quanto succedeva nelle catacombe. La grotta poteva essere il luogo dove si tumulavano i morti, ma poteva essere il luogo dove anche si incenerivano i morti. La grotta di Ciminiti è una grotta, e secondo me dovreste andare avanti, in cui troviamo addirittura un forno e una parete cosiddetta ossea, cioè una parete che si è costruita con smottamenti e di terreno, chiaramente, inglobando quelli che erano le ossa che non si riuscivano a bruciare completamente. In quella grotta, ora vedremo, nasce una delle esperienze più importanti del monachesimo mercuriense, quello della lavra, che personalmente preferirei chiamare cenobitismo eremitico. Poi vediamo cosa può significare. Vedete, perché una grotta possa essere adattata, naturalmente i monaci intervengono e cominciano a costruire all'interno di queste grotte dei muri. Prima vi fanno delle piccole, vi apportano degli apporti, diciamo, figurativi, fanno delle immagini, disegnano qualcosa, addirittura tirano su degli affreschi. Poi invece, come vedete in questo caso, poi invece creano anche dei muri per delimitare all'interno della stessa grotta l'area che è destinata all'oratorio, la chiesa, dall'area invece che è destinata a dormitorio. Oppure il muro può servire per separare queste due aree da un'altra area, quella del giardino, dove si coltivano prevalentemente piante aromatiche e medicinali. Vedete che in nuce, anche se poco, ma cominciamo a trovare gli elementi fondamentali che troveremo poi successivamente nei cenobi, nei monasteri, fino a quelli occidentali, i monasteri latini. Nella grotta si vive una guerra quotidiana contro il male, e questo è un concetto fondamentale per un monaco eremita, tant'è vero che lo raffigura, come vedete lì, raffigura il male nella stessa grotta in cui il monaco prega. Questa immagine è l'immagine, vedete, queste sono le ali da pipistrello del male, di un demonio. Che sia un demone, lo vedete anche dalla parte di dietro, vedete, c'ha la coda, questa voluta, questo ricciolo nero è la coda, qui si vede meglio, ecco Pietro, e le ali che sono nere e a forma simile a quelle dei pipistrelli, mentre quelle che vedete con queste eleganti pennellate di rosso sono invece le ali dell'angelo, le ali del bene, che è più grande, perché è più grande il bene del male all'interno di questa lotta quotidiana. È bella perché una definizione che ha dato Biagio Cappelli di questo tipo di insediamento è quello di solitudine rocciosa.
una solitudine forte, ma anche perché è nella roccia. Quando dico che dà idea di quello che si costruirà successivamente, se andate nei paesi dell'interno, in tutti i paesi, troverete sicuramente una casa che ha dei muri con delle finestre all'esterno e una parete invece fatta di roccia, perché attaccata direttamente alla roccia, cosa che non potete trovare nelle città greche che si trovavano sulla costa, chiaramente. Questo, il Mercurion è in effetti, come vedete qui, una regione che attrae monaci che hanno la passione, la predilezione per l'ascesi e per l'eremitismo. Un'altra delle definizioni bellissime di Biagio Cappelli, le ho prese e le ho portate mettendo a supporto appunto queste immagini, è quella della preistoria ascetica. Quella che si consuma al Mercurion è la preistoria ascetica, è la preistoria dell'ascetismo. Una grotta può bastare per ospitare più di un monaco, basta soltanto costruire un muro per poterla chiudere. E quando, che sia una preistoria, lo si sa perché Biagio vi ha detto che i monaci che venivano da Siracusa all'indomani della distruzione dell'arrivo quindi dei saraceni, dei musulmani nella città, quindi 878, questi partono da Siracusa, i monaci, e vengono nella regione del Mercurion. Cioè molto tempo prima che arrivi San Nilo, che arriverà nel secolo successivo, molto tempo prima che arrivino i vari San Saba, San Vitale e tutti gli altri. Vengono dalla Sicilia e arrivano nell'878 in Calabria, o io direi in Basilicata, e costruiscono questi monasteri. Ma molti di loro arrivano perché sono attratti da una leggenda, che è quella dell'ascetismo del Mercurion. Tant'è vero che molti proseliti l'ascetismo lo farà proprio a seguito delle vite di San Saba, di San Cristoforo, perché quando Oreste, patriarca di Gerusalemme, che è vissuto in questo territorio, scriverà la vita di questi santi, ne elogerà la passione, ne parlerà della loro forte ascesi che avevano, e questo non fa altro che creare nuove proseliti, nuove persone che vogliono dedicarsi a questo genere di vita, e non lo fanno andando a cercare posti strani come era la Tebaide prima. Vanno al Mercurion perché sanno che lì possono realizzare questo loro sogno. Vengono e stanno nella grotta perché vivono senza famiglia, vivono senza terreni, non hanno una casa e vivono del lavoro delle loro mani. Il che significa che anche davanti non temono i saraceni. Certo, non hanno niente da perdere, basta andare via da un'altra parte. Non lascio il monastero, per cui non so come succederà poi quando va via San Fantino, che penserà ai vari codici che sono dentro i monasteri, che saranno distrutti. Loro vanno via tranquillamente perché non lasciano nulla, non portano nulla con sé e non lasciano nulla. Questa regione è una regione di grotte. Un'altra grotta la si troverà più avanti, da un'altra parte, in un altro posto dove poter disboscare. Parlavo con lui e dicevo: certo che leggendolo oggi i monaci arrivano e disboscano il territorio. No, dopo il WWF, dopo l'idea che abbiamo che gli alberi sono sacri, non vanno tagliati, dover leggere una cosa del genere ci preoccupa, ci fa star male. Non è così.
è tutta la regione che è piena di alberi. Pensate che il patrimonio boschivo della Calabria di oggi è esattamente, ed è ancora abbastanza fino a che non ci penseranno poi gli incendi a finirlo del tutto, è soltanto un sesto di quello che c'era all'epoca dei monaci basiliani. Un sesto. Quindi questi arrivavano e dovevano creare un orto, non avevano altra possibilità che tagliare una parte del bosco e destinare quell'area a area da terreno coltivabile. Ma vedete, in breve qui rappresentiamo quello che ha detto già Biagio, per cui sorvolo su. Sesto secolo, invasione nella zona medio orientale, i monaci dalla Siria passano in Palestina, dalla Palestina vanno più sotto, fanno l'Africa settentrionale e da lì si spostano verso il Mercurion. Ottavo secolo, lotte iconoclaste, Leone III Isaurico, si parte dalla Grecia per lo più e si arriva al Mercurion. Decimo secolo, cavallo tra nono e decimo secolo, ma soprattutto decimo secolo perché Taormina è del 902 che viene espugnata, si passa dalla Sicilia alla Calabria. E diceva Biagio, venendo qui, ho scoperto, non io, cioè ho scoperto leggendo alcune cose di Biagio Cappelli inedite, che i monaci che vengono dal sud e vengono nella regione del Mercurion, quelli che provengono dalla Calabria del Sud si fermano al di sotto del Lao, quelli che vengono dalla Sicilia vanno tutti al di sopra del Lao e preferiscono la zona dell'attuale Basilicata. Ed è una verità, è una constatazione, ma è una verità, è proprio così difatti. Eccola qui. Questa è la grotta di Ciminiti, quella famosa dove abbiamo visto, abbiamo detto c'era un forno, c'era un'area riservata a cimitero inizialmente. Come arrivano i monaci diventa un luogo in cui possono vivere più di un monaco contemporaneamente. Ognuno fa vita propria, sono insieme fisicamente, ma ognuno di loro è un eremita per conto suo. All'interno mura, tracce di questi muri che servivano per dividere le zone esattamente come abbiamo detto prima. Eccola qui, guardate, è questa, la collina che sta sopra si chiama Assuolo. Dalla parte dell'Assuolo ci sono questa serie di grotte che poi le abbiamo viste anche a Tortora. Quando siamo andati nel fiume, la parte alta, che dice ma probabilmente qualcuno dice che poteva essere una laura. Guardate, ha una configurazione simile a questa. È un po' dappertutto che succede così. Queste grotte, specialmente in fila, vengono utilizzate proprio per creare delle laure, dei luoghi dove possono vivere più monaci contemporaneamente. È una forma, quindi, quella che si viene a determinare di cenobitismo eremitico, cioè sono eremiti ma vivono tutti insieme nello stesso posto. Non hanno in comune nulla però, non hanno in comune la mensa, non hanno in comune la preghiera, non hanno in comune gli scriptoria, ognuno vive per conto suo, fino a un certo punto. Quella che vedete è la laura invece di San Pietro Lograsso, un tempo chiamato San Pietro dei Marcaniti, dei Marcani o dei Marcaniti. È una zona sopra Papasidero, a confine sulla strada che da Papasidero un tempo portava ad Aieta, ed è bellissima quest'area perché c'è una prima parte che è a monte, dove c'è una sorgente, una seconda un po' più in giù che è questa, ed è praticamente una laura, anche se questa non è fatta di caverna, ma viene proprio tirata su, costruita. Guardate com'è interessante. Beh, no, intanto se mi fai vedere il pezzo più a sinistra, guardate, quella che vedete qui è la chiesa enorme, bellissima, è l'apoteosi della simmetria, la chiesa di San Pietro Lograsso. Ma a monte di San Pietro c'è la laura,
di San Pietro. Ed è questa che vedete qui, vedete, ha una forma circolare, semicircolare, perché a metà poi non prosegue dalla parte di sotto. Ognuno di questi ambienti, qua dentro ci sono delle colonne, vedete, sulle quali poggiavano le travi per la copertura, e ogni monaco aveva lo spazio suo. Cioè siamo in forma eremitica, ma ormai la struttura cenobitica viene fuori. Pensate che la zona più a valle di questo complesso costruttivo è questa qui, ed è ha un muro che contiene una zona libera, aperta a tutti, quella che poi nell'evoluzione diventerà il chiostro, l'area in cui si va a riflettere o a fermarsi, avere una pausa durante le proprie occupazioni. Questa è quindi la lavra, ritornando a quella di Ciminiti, ed è la prima forma quindi di cenobitismo. Che numero è? Ecco. Quindi questi monaci vanno qua dentro. A un certo punto qui in questa lavra si trova subito qualcuno che fa da guida per gli altri. C'è già un monaco che viene quasi nominato, non è un abate, ma è il punto di riferimento per quella lavra. È un monaco che è un eremita come gli altri, ma che ha già tanti anni di esperienza e può dire qualcosa, perché anche gli altri eremiti cominciano a rivolgersi a lui per chiedere consigli. Non siamo ancora al cenobitismo, non siamo al cenobio, siamo alla lavra, ma è esattamente l'anticipare quello che poi sarà il monastero. E quindi nasce questo piccolo koinobion, questo koinobion. Koino, insieme, bion, vita, insieme, vita in comune. La figura che abbiamo visto prima è esattamente San Fantino, che è il primo. Perché prima di fondare il monastero, che prenderà il suo nome, San Fantino è un eremita. Arriva al Mercurion da eremita e per fare l'eremita. È costretto dagli eventi a diventare abate. Siccome ce ne sono troppi di monaci che lo vogliono, finirà col fare l'abate, cosa che volevano far fare anche a San Nilo, che invece non accetta e si rifiuta, esattamente come ha fatto San Fantino, come cercava di fare San Fantino prima di lui, e poi come poi fece, perché abbandonò tutto e andò via, perché non ne poteva più di questa vita in cui doveva essere lui a trainare, a seguire uno stuolo enorme di monaci. Quello che vedete è San Fantino in una delle due, nella protesis, le nicchie laterali che ci sono all'abside, a destra e a sinistra dell'abside principale, che è nella chiesa di San Nicola dei Greci o dei Siracusani, come appunto ci ha detto Biagio prima. Tra quelli che non si leggono bene, qualcosa si legge dagli affreschi, ed è questo, e qui è raffigurato per l'appunto San Fantino a Scalea. Andiamo avanti. Ecco, vedete, nasce il primo monastero. E una delle prime caratteristiche che ha il monastero è per l'appunto un muro che lo racchiuda. Come il muro chiudeva la lavra, all'esterno un muro racchiuderà tutti gli ambienti che costituiranno il monastero. Qui siamo in quello che poteva essere il monastero di San Nicola di Ciminiti. Sempre non molto distante dalla lavra che abbiamo visto prima. Vedete, c'è un muro e poi qui c'è ormai è diventato una stalla, veramente un deposito di attrezzi, ed era il Catolicon, era la chiesa del monastero all'interno di quel muro. Guardate come questo somigli al monastero di San Pancrazio di Tortora, di cui ha parlato Biagio prima, aveva fatto vedere la foto. Guardate come quello successivo è simile. Pensate, sono distanti questo da quell'altro. Vai avanti. Pochissimo. Ecco, un altro, e qui invece introduciamo un altro discorso, è quello della Metochia. Il Metochion
è un piccolo monastero, ma più che un monastero nasce il Metocchio, nasce come azienda agricola. Il monastero ha bisogno, poiché deve vivere da sé, non ci sono donazioni. E perché non ci sono donazioni? Perché non ci sono abitanti, quindi non c'è nessuno che può fare una donazione al monastero. Allora devono vivere da sé, e cosa fanno? Scelgono delle zone dove si disbosca, si comincia a piantare, a innestare impianti, quindi coltivazioni e allevamenti. E quello che vediamo che si trova a Tortora, a parte il viaggio che presenzia, è molto vicino dall'eremo che abita Don Giovanni Mazzillo, ancora. Qui è nato, e questo muro è molto simile a quegli altri che abbiamo visto, perché ci dà l'idea appunto del monastero, anche se questo non contiene un'area destinata a scriptorium, ma solo degli edifici dove poter conservare il prodotto della terra e dove poter alloggiare gli armenti che servono per la sopravvivenza di altri monasteri. Come per dire che da qui venivano fuori le derrate alimentari per San Pancrazio. Il monastero si distingue perché c'ha un muro di cinta. Questo è. Il problema nostro è che non riusciamo mai a avere un'idea, perché cambiano. Solo ora stiamo studiando un po' le varie tipologie di monasteri e riusciamo a tracciare delle aree che accomunano certi tipi costruttivi. Questo che vedete è uno, e guardate il muro come è molto simile anche agli altri che abbiamo visto, del monastero di San Fantino, attualmente chiamato di San Leonardo, perché nel XVII secolo ha avuto un'evoluzione, già nel XV, nel 1414, ma poi nel 1565 ha avuto una destinazione diversa, si è latinizzato fino in fondo e ha perso la sua antica denominazione di Santa Sofia ed è passato a chiamarsi appunto San Leonardo. Il problema è che, e questo ve lo voglio leggere, se Pietro mi dici dove si trova esattamente, perché è lui che mi segue, non io andrei per... Dimmi. Ecco, no, foto? No, sono già 14. Bene, ecco qui. No, i Metocchi ne abbiamo già parlato. Vabbè, ci arriveremo dopo evidentemente. Allora, il problema è che i monasteri non si sono conservati, i monasteri bizantini, fino ai nostri tempi. Anche quelli sono stati riutilizzati. Come del resto i monaci utilizzavano costruzioni precedenti, soprattutto di origine longobarda, così quelli che sono venuti dopo hanno utilizzato costruzioni basiliane per farci monasteri, per esempio, latini. E qui vedete per esempio come una finestra del Settecento sia esattamente a fianco a delle monofore che secondo me sono di XI-XII secolo. Non sono romaniche, sono un po' di più, sono più là, sono normanne. È la seconda rimaneggiamento che ha subito la chiesa di San Giovanni Battista Orso Marzo. Però queste non le vede nessuno perché sono rivolte verso il fiume, non ci si arriva, non si possono vedere. Però è emblematica questa fotografia per capire. E Pietro con una zoomata vi fa vedere che addirittura contengono affreschi. Guardate qui, e non sono affreschi del Settecento, anche perché sono all'esterno. E anche qui vedete tracce di affreschi. Allora, non sappiamo quindi qual era la facies originaria di questi monasteri. La possiamo ricostruire. Una cosa sicura è che, come è successo, abbiamo visto a San Pietro lo Grasso, il monastero nasce dopo una lavra e la lavra nasce dopo un insediamento in grotta, e l'insediamento in grotta nasce dopo che un monaco ha scoperto che vicino alla grotta c'è un corso d'acqua.
alla base, questo è uno dei monasteri che neanche Saverio Napolitano ha censito, perché se n'è scordato, eppure ce l'ha lì, come succede spesso, ce l'abbiamo sotto gli occhi e non ce ne accorgiamo. Qui c'è proprio l'origine, la fonte, e subito dopo, qua sotto, c'è il monastero che si vede quando andate a Papa Sidero, se qualcuno va a Papa Sidero, subito dopo il ponte, nello stretto di Papa Sidero, si guarda verso l'alto e si vede questo muro. A monte di questo muro c'è per l'appunto la raccolta dell'acqua e che sgorga da qui, è una sorgente. Quella che vedete subito dopo è una delle fontane alimentate da acqua nel monastero che abbiamo visto prima di San Fantino, da acqua che viene captata a monte e portata fino al monastero. Andiamo avanti. Vedete i monasteri, questo è il Mercurion, la prima volta che ve lo faccio vedere da quest'altra parte. Solitamente facciamo vedere la colonna, la collina di Mercurion andando da questa parte, da questa zona che si chiama di Sant'Andrea, altro luogo dove c'è un altro monastero, quasi a creare dei propilei tra Mercurion appunto e Sant'Andrea. Invece questa volta l'abbiamo voluto far vedere da qui perché riusciamo a vedere com'è importante la presenza dell'acqua. L'acqua viene captata all'origine e con un'opera idraulica di grandi dimensioni, addirittura scavando fossi nella roccia, arriva al monastero. Vedete qui, quello di cui vi faccio vedere sempre questo perché è emblematico. Questa è la chiesa di San Leonardo, vedete la prima chiesa era solo questa è stata aggiunta dopo, tant'è vero che non sono andata dritto ma hanno fatto una svolta e si vede che è una virgola, non è una chiesa dritta. Qui c'è il muro del monastero, ma la cosa più importante è che da qui fino a dove proviene dalla nocella, dove c'è una sorgente d'acqua, l'acqua è captata, quindi è condotta attraverso questi fossi e qui si divide, una scende da questa parte, quindi lambisce l'abside della chiesetta e va a alimentare, quindi va a azionare la ruota del mulino che sta a fianco. Il mulino è del monastero, perché lì si macina il grano che è prodotto nel metocchion dove c'era Biagio, per capirci. L'altra parte invece va da questa parte e alimenta il monastero. Arriva al monastero, è acqua chiara, ma all'uscita poi da qui, come un tempo finiva poi nel sottostante fiume, l'acqua non è più chiara perché serve, usiamo una parola moderna perché spiegarlo come doveva essere realmente fa un po' di ribrezzo, ma serve per igienizzare le toilette del monastero. Questo è un altro mulino, questo si trova sul Lao ed è il mulino in una carta greca del 1049 chiamato appunto mulino del Megas Potamos, del fiume grande, sul fiume grande. Questo è donato, in una nota obituaria si trova questo mulino perché viene lasciato in eredità dal legumeno del monastero di Sant'Elia di Orsomarso che si chiamava Daniele. Rivediamo quindi e possiamo andare avanti perché mi sembra che stiamo andando un po' troppo avanti. Ecco, quello che vi dicevo di Papa Sidero, e potremmo anche quasi fermarci, ma questo è il monastero che si vede entrando a Papa Sidero, sconosciuto, nessuno è andato a fare, però la tecnica costruttiva è la stessa che si trova a Orsomarso, a Tortora, dappertutto. È il muro di cinta del monastero. Questo che vedete è il muro di cinta della chiesa di San Pietro Lograsso, un tempo San Pietro dei Marcaniti, di cui abbiamo parlato prima, e questo che vediamo è il muro di cinta di uno dei monasteri che si trovano sulla collina di Mercurion. Io avrei molto altro da dirvi, lascio i testi a Pippo così casomai ve li potrà far distribuire, ve li distribuiranno e potrete leggere ancora il prosieguo che non faccio perché vi ho già trattenuto troppo. Grazie. Grazie Giovanni.
Intanto Giovanni ci lascia delle dispense e verranno distribuite a tutti i presenti, poi naturalmente chi ne richiede ne potrà avere in PDF, copia quando ne vuole, insomma. Le abbiamo a disposizione, ce l'ha messo gentilmente a disposizione lui. Vorrei fare, intanto che Pietro rimette le cose a posto come l'ha trovate prima, vorrei fare due considerazioni e voglio anche chiedere se sto dicendo bene a Giovanni. La prima considerazione, Giovanni, che voglio fare insieme a te, vediamo se ho capito. In realtà noi abbiamo immaginato che ci fosse una successione abbastanza scandita, insomma, la grotta, quindi l'eremitismo, poi la lavra, poi il cenobitismo, poi il monastero, poi la grangia, eccetera. Stiamo guardando queste cose e si capisce molto meglio che in realtà molte di queste fasi erano compresenti. D'altra parte, se ricordo bene, lo stesso San Nilo, che ha un'esperienza cenobitica, chiede all'abate, chiede ai suoi superiori di poter trascorrere un periodo di eremitismo. Quindi sono ognuno di quei monaci è eremita, cenobita, cioè queste esperienze sono in qualche modo tutte insieme, cioè sono convissute, insomma, tra i monaci, e per ogni monaco tutte le fasi si possono sovrapporre. Questo già mi pare che è una cosa estremamente interessante, cioè è un modo, cioè è un modo di vivere, di insediarsi, che è per noi, comincia a essere per noi abbastanza più chiaro, insomma. Ed è un'anomalia in realtà, cioè non c'è una cronologia precisa. Sì, possiamo... La seconda considerazione è che, un po' più generale, noi siamo abituati... Sinistra. Ah, va bene. E siamo abituati, forse soffriamo un po' tutti della sindrome di, una, non so, di Benedetto Croce, e c'è, secondo Benedetto c'era la letteratura grande e poi c'era la letteratura minore, e noi siamo abituati a immaginare che la grande cultura, la grande letteratura, la grande architettura sia quella che c'è nei musei, nei castelli, nelle cose rifatte, nelle cose rimesse a posto. Probabilmente dobbiamo aggiustare il tiro e dobbiamo immaginare invece che c'è una cultura che non è per niente minore, che è diffusa. Nel particolare, questi signori non hanno costruito cattedrali, e quindi immaginiamo che siano un po' minori rispetto alle cose che immaginiamo siano delle eccellenze, ma hanno fatto, comincio a vedere, una cosa di più grande, ancora più grande di una cattedrale: hanno costruito il paesaggio. Se c'è mai stato un paesaggio naturale qui, adesso, da questo momento in poi, diventa un paesaggio culturale, come si dice oggi, cioè un paesaggio costruito, non è più quello originario. Siamo abituati a guardare nella Valle del Noce, nella Valle del Mercure, immaginando che sia stata sempre così. Non è vero. Cominciamo a immaginare che la dimensione di questi signori era il paesaggio, il territorio. Lo abitano dappertutto. Le grotte sono un'occasione per insediarsi, ma poi diventano altre cose, diventano, c'è un bolling continuo, diventa un'altra grotta, poi quello si sposta, ne fa altre, tutto il territorio viene abitato, insomma, lo hanno trovato disabitato, lo lasciano ricchissimo, tra l'altro per il piacere dei longobardi dell'epoca, che finalmente trovano qualcuno a cui far pagare le tasse, concretamente, insomma. Per cui sono anche ben voluti da questo punto di vista, insomma. E gli stessi bizantini li usano in qualche modo, perché per loro è una testa di ponte dentro il territorio longobardo. Cominciano a diffondere l'idea che la religione è quella bizantina, che la cultura è quella bizantina, e quando arriveranno i bizantini con Nicefero Foco, che si riprende gran parte della Calabria, trovano già una popolazione in qualche modo bizantina. E per un esercito avere intorno una popolazione amichevole, insomma, non mi pare cosa da poco. Quindi per queste due combinazioni, tra gli eserciti che ragionano diversamente, questi monaci, sia da una parte che dall'altra, vengono ritenuti un'eccellenza, perché conviene a tutti. Questa del paesaggio mi pare che è una cosa che ci dobbiamo segnare, perché poi prima di andare via dobbiamo raccontarci qualcosa sulle motivazioni per cui questo incontro è sembrato interessante, non dando cosa importantissima, insomma, cosa già per conto suo dignitosissima, per ricordarci chi siamo, ma anche per vedere se tra le cose che eravamo e che sono ancora rimaste dentro di noi c'è qualcosa che possiamo recuperare, non di folklore, cioè non di immagine così pittorica di un mondo no, perché questo sarebbe anche irriproducibile, non avrebbe nemmeno senso, ma per vedere se c'è qualcosa di quel modo di pensare
che può ancora essere utile. Questi signori hanno modificato il paesaggio, hanno modificato le persone, le società, noi siamo quello che hanno voluto loro, dopo 1000 anni ancora, quindi una modifica così forte nell'animo delle persone che noi siamo quello che siamo e siamo probabilmente diversi dagli altri, possiamo dircelo, siamo fra di noi insomma, perché abbiamo questa eredità, questo patrimonio che ancora non riusciamo a trasformare in risorsa perché non lo conosciamo, cioè non, o meglio, non lo riconosciamo. Ed è questo il lavoro che dobbiamo fare e di questo già ringraziamo per quello che abbiamo saputo adesso. Ma andiamo avanti perché passiamo a una cosa successiva. Abbiamo visto chi erano, dove vivevano, abbiamo visto che sono vicini a noi come persone e come luoghi. Cominciamo ad andare anche più nel dettaglio. Raffaele ci dirà qualcosa di molto più vicino a noi, dentro Lauria, dentro il territorio di Lauria. Tutte queste cose, un po' dopo di quello che ci siamo detti fino adesso, diventano un presidio che non è soltanto un presidio di gente che viene di fuori, ma che appartiene a noi più direttamente. È la nostra tradizione più vicina, quella di Lauria e in particolare quella di San Filippo. Non a caso poi credo questa montagna qua di fronte si chiama Monte Messina, perché probabilmente ci sono i siciliani e i calabresi che vengono da lontano ma si stabiliscono qui e danno anche il nome al territorio. Tra l'altro sulla toponomastica c'è molto da dire, insomma, sull'onomastica anche i nostri nomi. Tu ti chiami Giovanni perché 1000 anni fa c'erano i Giovanni, insomma. E questo ricordiamocelo un po' tutti, i nostri nomi sono ancora parte di quel patrimonio. Raffaele, se tu vuoi, puoi cominciare. Pietro ha finito di mettere a posto. Buonasera a tutti. Dunque, prima di me in maniera eccellente hanno discusso un po' in generale del monachesimo e mi soffermo qualche secondo sul monastero di Lauria, il monastero vado avanti io? Allora, se devo usare il telecomando. No, aspetta, vediamo un po'. Aspetta, vediamo se va così. Aspetta. Sì, innanzitutto cercherò di rispondere a questa domanda. Perché secondo me sono arrivati questi monaci italo-greci, sono arrivati proprio in questa area e già lo ha chiarito bene Russo. E aggiungiamo questo, questa cartina che si vede è riferita all'antica Lucania, praticamente le vie importanti del passato passavano a partire dai greci e poi dai romani, passavano proprio nel territorio della Valle del Noce. Parliamo della via Popilia che probabilmente veniva dalla zona di Sala Consilina Teggiano, entrava nella Valle del Noce, passava per Lago Negro, Rivello, Nemoli, scavalcava da Nemoli fino a Lauria e doveva passare praticamente nell'area che va della zona di Santa Maria per poi andare verso il Galdo e quindi entrare nelle Calabrie. Tra l'altro proprio al Galdo probabilmente si univa con un ramo della Erculea. Non sappiamo se era proprio al Galdo oppure se da Agromonte scavalcava e quindi entrava direttamente nella zona del Mercurio. Anche di questo hanno discusso precedentemente. Qui abbiamo la situazione dell'Italia nel VII-VIII secolo. Ci sono il territorio bizantino e quello evidenziato in giallo e quello longobardo evidenziato in arancione. Si vede come ancora i bizantini in Calabria non sono arrivati fino a noi, però per diversi secoli ci sono state delle lotte, battaglie, guerre tra bizantini e longobardi e non è facile nemmeno per gli storici andare a definire in maniera precisa, cioè non si può fare una cartina con precisione datandola. Quest'altra cartina è riferita all'anno
1000, questa sorpresa da internet. Ecco, qui vediamo che il Principato di Salerno, quindi Principato Longobardo, importante come quello di Benevento, e invece il territorio che viene attribuito ai bizantini, se voi vedete la linea di confine, vediamo che si può immaginare che siano proprio queste le aree di confine. Perché queste le aree di confine? A metà dell'VIII secolo, dopo gli editti di Leone Isaurico, molti monaci sono andati via dall'Oriente, e già erano andati via prima, quindi già esistevano in Sicilia. La risalita dalla Sicilia avviene per pressioni saracene, ma avviene anche con altre motivazioni. In Basilicata già c'erano pure prima, però c'è in quel momento una maggiore presenza. La stessa storia di San Biagio è collegata molto a questo periodo. Non sappiamo quanto di quello che si sa sia completamente vero, come ha chiarito Biagio in un suo intervento, in articoli, però possiamo dire che in quel periodo, ecco, convivono questi due poteri, potere longobardo e potere bizantino. Probabilmente il castello di Lauria è stato o edificato dai Longobardi o rinforzato e ricostruito dai Longobardi. Non sappiamo se c'era preesistente. Come sempre, questi presidi importanti da un punto di vista strategico possono inserirsi su altri presidi preesistenti, proprio perché i percorsi viari importanti passavano in quell'area. E allora in questo momento che cosa succede? Che risalendo dalla Calabria e dalla Sicilia, come diceva il professore Russo prima, sono i siciliani che arrivano nelle nostre zone. Perché si fermano nelle nostre zone? Si fermano nelle nostre zone perché tutto sommato la presenza dei Longobardi un poco li difende nel momento in cui ci sono le persecuzioni iconoclaste. Ai Longobardi non danno molto fastidio perché arrivano dei monaci che apparentemente, cioè praticamente sono degli anacoreti, sono in zone che non danno molto fastidio, però la popolazione locale li accetta di buon grado, perché quando arrivano questi monaci sanno che viene migliorata l'agricoltura, vengono canalizzate le acque, vengono scavati dei pozzi, quindi in qualche modo la popolazione residente, che comunque non è una popolazione consistente, diciamo gli agricoltori, i contadini, le case sparse, hanno tutto sommato piacere di questa presenza, perché quando arrivano questi monaci migliora un poco la vita dei residenti. E in questo paese della Valle del Noce, un diploma di Federico II, datato 5 ottobre 1239, indica questi nomi, praticamente vengono chiamati con i nomi Lorie, Tricline, Rivelli, Lacus Nigri, Maractie, Castri Cucti, Torture e Aiete. Quindi ritroviamo pari pari i nomi che abbiamo oggi. Praticamente nel diploma si impone ai paesi indicati, soprattutto Lauria, Tricline, Trecchina, Rivello, hanno l'incombenza di ristrutturare il castello di Maratea qualora questo ne abbia bisogno. Però qua siamo ovviamente già nel XIII secolo. Questa è l'ipotesi delle vie, parliamo sempre del XIII secolo. Se noi andiamo a vedere tutte le vie importanti, venendo da Castrocucco e entrando nella Valle del Noce si deve passare per Lauria, venendo da Maratea si passa per Trecchina, per Lauria, venendo dalla destra a sinistra di Coccovello, anche in quel caso ci sono due diramazioni, e ci sono ancora oggi praticamente, se si fanno quei sentieri. Una va verso Trecchina, l'altra va verso Rivello. Anche venendo da Sapri si entra in la Valle del Noce, da una parte si va verso Lago Negro, da una parte si viene verso Lauria. Allora, l'area di Lauria era importante da un punto di vista strategico. Questi tre
marcati in rosso che vengono invece verso di noi, una va verso proprio la zona del monastero di San Filippo, l'altro va verso il Galdo e l'altro va verso Serra Rotonda. Quindi in ogni caso il territorio di Lauria è un territorio fortemente interessante da un punto di vista militare. Questo spiega la presenza del castello e spiega perché poi in molti, come dire, molti diversi conquistatori hanno cercato di appropriarsene. Castello che tutto sommato non è molto grande. Ecco, visto da con Google Earth e poi mettendoci sopra quella è la freccia dove dovrebbe essere, dove è stato il monastero di San Filippo. In giallo si vede invece la zona del Cristo di Maratea. E si vede come, perciò ne abbiamo parlato, come il monastero di San Filippo è costruito, riparato, perché si trova sul Monte Messina, tra Monte Messina e Monte San Filippo, che domina la valle e in qualche modo riesce a vedere quello che succede nella valle, però non è facilmente distinguibile, a meno che non si sappia dov'è. Quindi una certa protezione nel momento in cui le incursioni, per esempio saracene, entrando da Castrocucco, salivano verso la Valle del Noce, o quelle successive che ci sono state intorno al 1200-1300. Allora, su questa rivista Ruggero sono state pubblicate queste informazioni. La conga di Lauria, questa è vista più o meno dalla scuola media di Lauria Inferiore, sulla sinistra si vede il Monte Coccovello. Ubicazione del monastero è proprio tra il Monte Coccovello, il Monte San Filippo, scusate, a sinistra, a destra, e il Monte Messina sulla destra. Anche il nome Monte Messina, come notava l'architetto, è un nome che può in qualche modo ricordare proprio una provenienza, o in ipotesi, perché non abbiamo niente di scritto. Quindi questa zona si vede bene dalla piazza di Lauria, però finché non si va sopra non si distingue niente. E in relazione alla piazza San Giacomo, se ci si mette sulla balconata di piazza San Giacomo è facilmente distinguibile una volta che, come dire, si qualcuno ci abbia indicato dove è. Cosa è rimasto del monastero? Ben poco. Noi sappiamo che il monastero c'è stato sia per un libro di cui fra poco diremo, pubblicato nel 1683 da Don Filippo Fittipaldi, sia perché il proprietario di questo terreno, dietro quelle case che si vedono, quindi non è il residuo di monastero questo, ma è davanti al monastero, il proprietario, oggi quasi novantenne, ci dice che negli anni 40 lui ricorda, quando hanno costruito la sua casa, ricorda che hanno eliminato gli ultimi ruderi da cui si evinceva che era il campanile, peraltro un campanile non alto. Quindi innanzitutto un monastero di non grandi dimensioni, monastero che, come dire, è utile conoscerne la storia, perché seguendo la storia del monastero per quello che possiamo, per quello che ne sappiamo, si seguono un po' le vicende di questa area del Noce. Quindi non vedremo altre situazioni particolari, però in tutto il mondo ci sono delle costruzioni che andrebbero indagate. Per esempio ci sono molti di questi pozzi. In una fotografia successiva ci sono io vicino, quindi si vede che sono pozzi di grandi dimensioni, ce ne sono tanti, non abbiamo altre notizie. I residenti del luogo dicono che non c'è una notizia, cioè non sanno dire se non c'erano quando al tempo dei bisnonni o dietro. Quindi è sicuramente da indagare e avere, diciamo, il supporto di qualcuno che conosca i metodi costruttivi, andare lì con qualcuno che conosca i metodi costruttivi degli italo-greci e capire se c'è una relazione. È comunque una zona ricca di foreste, è una zona ricca di acqua, non distante dal fiume Fiumicello e non distante nemmeno dal fiume Noce.
E infatti ci sono degli aneddoti raccontati da Don Filippo Fittipaldi che lo racconta. Ci sono molti terrazzamenti che abbiamo incontrato proprio un giorno che abbiamo fatto una visita con l'architetto Di Fazio. Ecco, il monastero praticamente si trovava alla destra nostra e pur non essendoci particolari riferimenti, ecco, noi siamo su quello che sembra un muro, è più o meno largo intorno ai 105 centimetri e intanto esiste ancora perché è un muro di confine tra due proprietari e proprio per questo, cioè litigandosi su chi ne era il possessore, ce l'hanno lasciato, quindi un ultimo residuo, probabilmente l'ultimo residuo. Però le case che sono intorno molto probabilmente sono state costruite utilizzando proprio le pietre, anche lì ci sono delle immagini successive. Allora, qual è quel libro, il libro di cui parlavo? L'esistenza del libro in tanti sapevamo che c'era e questo per esempio è un libro del Settecento in tedesco che riporta tra libri di un certo rilievo anche Vita di San Filippo Prete detto da Argirione con una breve relazione di una chiesa e reliquia del santo che sono in Lauria, pubblicato a Roma nel 1683, la tipografia Ignazio de Lazzari. È disponibile su internet, per cui chi su Google Libri digiti Don Filippo Fittipaldi più Lauria viene fuori il libro, molto interessante perché ci sono 24 pagine dedicate proprio al monastero di San Filippo, pubblicato il 31 maggio del 2013, quindi io sapevo che c'era questo libro almeno da 10 anni, però non c'era stato modo di trovarlo. Questo è nella Biblioteca Centrale di Roma e sullo stesso sito vengono indicati altri due luoghi dove ci sono. Ecco, questo è il libro, San Filippo Prete detto da Argirione. Il libro quindi tratta di questo monaco italo-greco di cui ha parlato prima Biagio e sotto dice Don Filippo Fittipaldi da Lauria. Ora, un libro pubblicato a Roma sembrerebbe strano il fatto che l'autore cita anche il luogo di provenienza, ma siamo nel 1683 quando il cardinale Brangati, detto il Lauria, è cardinale da 2 anni, allora diventa una pubblicità, cioè indicare il nome Lauria per Don Filippo Fittipaldi che si trova a Roma e che ha contatti con il cardinale e lo evidenzia anche nel libro, diventa un elemento, come dire, che dà più importanza al suo scritto. Quindi 123 pagine vengono riferite a San Filippo Prete. Lui si riferisce a degli scritti del V secolo. Praticamente, come diceva Primo Biagio, tra gli storici c'è un po' un discorso di non sicurezza se San Filippo Prete sia vissuto nel primo secolo, è nato intorno al 40 in Siria, 44 in Siria, se sia vissuto nel V secolo oppure se sia vissuto nell'VIII nono secolo addirittura, forse nono secolo è troppo tardi, quindi potrebbe essere. Questo libro si riferisce a San Filippo Prete di Argirione, riferito al V secolo. Perché per noi è importante? Perché fino a qualche tempo fa noi abbiamo ritenuto il monastero di San Filippo dedicato a San Filippo Apostolo. Invece questo libro chiarisce in maniera, io direi, decisiva che il santo cui si fa riferimento per il monastero di Lauria è San Filippo d'Argirione, detto d'Argirione, proveniente da Agira, un paese della Sicilia. Praticamente ci sono circa 36 paesi che hanno come santo patrono San Filippo d'Argirione, quindi è un santo molto importante. A complicare un po' le cose, e diciamo ciò evidenzia come sia difficile indagare in questo senso, si deve considerare che per la Chiesa Cattolica esistono almeno 30 San Filippo diversi, quindi è facile che uno scrittore dei vari secoli abbia potuto fare delle confusioni. Allora, qua dice in queste pagine, ecco, breve relazione, di un'antichissima chiesa del santo e sua reliquia
che sono in Lauria, nella provincia di Basilicata, nel Regno di Napoli. Siamo nel 1683 e probabilmente Don Filippo Fittipaldi scrive quelli che sono i ricordi, i suoi ricordi di quando era a Lauria, quindi almeno 30 anni prima. E sono quindi notizie di prima mano, perché innanzitutto perché attesta in maniera netta che il San Filippo era fino a qualche secolo prima questo San Filippo di Argirione, e poi, perché lo dice pure Don Filippo Fittipaldi, quando il monastero è stato nell'XII secolo acquisito dai monaci benedettini, i monaci benedettini, anziché cambiare nome, cioè in un luogo, quando si cambia un luogo di una chiesa non è mai ben accetta la cosa ai residenti, hanno preferito, come dire, lasciare il nome di San Filippo. Poi nel tempo è diventato San Filippo Apostolo. Allora, qua quindi la prima sorpresa. Subito si evidenzia questo fatto, che l'abbazia di San Filippo era dedicato al santo di Agira. Perché è importante questo? Perché per noi è una doppia certezza. Quindi, innanzitutto, il monastero di San Filippo è citato nelle fonti, è situato a Lauria, perché alcuni storici pure di rilievo come Luben lo situano a Lago Negro. In realtà, quando pure nelle biografie dei santi si parla di Lago Negrese, non di Lago Negro, perché oltre alle zone del Mercurion, del Latinianon e di Celle Bulgaria, a metà strada tra il Mercurion e il Latiniano si può collocare questo settore del Lago Lagus Nigri. Ancora, dice, citando proprio le parole che leggiamo sul libro: «E dunque la predetta venerabile chiesa situata un gran miglio fuori dell'abitato», quindi siamo circa 1600-1800 metri. Se lo vediamo in linea d'aria ci ritroviamo, quindi ciò che racconta Don Filippo Fittipaldi, ci ritroviamo perfettamente con quello che è il sito di cui noi stiamo dicendo. Nella foresta, sopra una collina d'alberi fruttiferi e campo da seminare, in maniera che con l'utile dà anche alla vista il dilettevole. Quindi è una zona ricca di acque, ricca di boschi, in collegamento anche con gli altri monasteri. Per esempio, per andare dalla zona di Monte Messina, dove è situato il monastero, andare a Santi Quaranta, dove si pensa che ci sia stato un altro monastero, io pensavo che ci fossero 3 ore a piedi, ma a Santi Quaranta mi diceva uno del posto, dice no, c'è un sentiero, in 1 ora e mezza, 1 ora e 3 quarti di camminata ci siamo. Ed era proprio quello che facevano i monaci della Grecia, quello di collegarsi in modo da formare una rete man mano che, come dire, approdavano in nuove zone, non si allontanavano mai da altri presidi, in modo da avere in qualche modo la possibilità di comunicare. Dalla parte di mezzogiorno, vicino al Monte Alto, che dal santo prende il nome, la sua denominazione, chiamandosi la montagna di San Filippo. Anche questo lo leggerei perché è interessante. Il fatto che il santo ha collegamenti con il monachesimo italo-greco, nel testo viene precisato che di vote memorie dei moderni lauriani, l'ho riportato esattamente come messo sul libro, anche con quelli che per noi sono errori di ortografia, alla fine del XVII secolo non lo erano. Una delle prime e principali deve ragionalmente annoverarsi l'antichissima chiesa che ha titolo di Badia, dedicata ad onore del glorioso San Filippo di Argirione. E ancora, le stanze furono un tempo abitate dai monaci del glorioso San Basilio Magno, lo che testificano molte antiche scritture, e fino ad oggi si confermano il baculo pastorale, quindi o lo ha visto o sa che ancora c'è Don Filippo Fittipaldi, ancora dalla metà del 1600, e la mitra di cui si servivano gli abati del monastero, e sono in potere dell'abate commendatario vivente, che in quel momento in cui scrive Don Filippo Fittipaldi è un Sanchez spagnolo, che probabilmente non c'è nemmeno mai stato qua,
in quanto venivano dati in commenda, significava che ne avevano dei redditi, non necessariamente. Le poche notizie che ho trovato su questo Sanchez lo mostrano a Napoli o altrove, ma notizie che mai è stata a Lauria non ce ne sono, però viene citato più volte come abate commendatario di San Filippo, del monastero di San Filippo. E l'ubicazione, ancora questa vista da Serra Sant'Elia, non molto distante dalla cappella di Sant'Elia, che si ritiene essere una dipendenza del monastero, come la dipendenza del monastero era anche una, proprio questa area. I due monti sono monti di media altezza per la Valle del Noce, pure per la Valle del Noce, perché la Valle del Noce, Sirino, Coccovello, Monte La Spina sono più alti, quindi poco, intorno ai 1000 metri. E tra le due montagne c'è una, si vede quella inguneatura, ecco, da là si può arrivare facilmente a Santi 40, quindi un elemento di collegamento. E questo l'abbiamo detto prima. Allora, se parliamo di storia di 1000 anni fa, in qualche modo noi la dobbiamo collegare al presente, cioè capire cosa possiamo farcene di questa storia. Diceva prima l'amico Giuseppe Di Fazio che i monaci italo-greci con la loro presenza hanno lasciato in noi qualcosa, probabilmente hanno lasciato la volontà al lavoro, la capacità di accoglienza, e noi diciamo queste cose in qualche modo sono proponibili anche oltre, innanzitutto ai nostri giovani che più conoscono la nostra storia, più un domani vorranno rimanere nelle nostre aree. Quindi questo è un po' il motivo del gruppo Più Siamo Meglio Stiamo. Questa tra l'altro è stata la seconda delle 34 escursioni, cioè mi piace dirlo, perché è un gruppo che non chiede finanziamenti, e questo ha un senso, ha un significato, non che non si possono chiedersi finanziamenti, perché si possono chiedere per tante cose, però si possono fare le cose anche senza finanziamenti. L'altro giorno abbiamo fatto la 34esima. Allora, ecco quella precedente, vediamo se riesco ad andare dietro, vediamo se si fa così, segna proprio il percorso che abbiamo fatto quel giorno, dove è scritto Coste di San Filippo. Innanzitutto c'è un sentiero che a memoria d'uomo c'è sempre stato, adesso è stato rifatto, ma è un sentiero che probabilmente c'è sempre stato, e giunge alla zona che si chiama Costa di San Filippo, che è un'altra zona che andrebbe indagata. Ci sono 7 costruzioni antiche, però così a occhio con l'architetto dicevamo che questa potrebbe essere roba del 700, del 600, ma non va molto indietro, a differenza dei terrazzamenti che potrebbero avere un altro significato. I percorsi sono bellissimi, e quindi diciamo percorsi, qui vedo l'assessore alla cultura, e sono percorsi che in qualche modo si possiamo sfruttare, perché sono belli e pronti, non dobbiamo fare più niente. Anzi, io dico che quelle cose che sono fatte sulla montagna di Trecchina andrebbero pensate un po' meglio, perché stanno facendo uno scivola scivola su una montagna che di per sé è spettacolare. Quindi non voglio dire che hanno fatto male, voglio solo dire che bisogna pensarsi 10 volte prima di fare una cosa in un posto che già è una storia millenaria, perché pure il santuario di Trecchina è una storia millenaria. E qui ecco, qua vediamo le tre aree: Mercurion, Latiniano, aree di Monte Bulgaria. Allora, chi è storico professionista, diciamo, e sono loro, non so io, e di queste cose può storcere il naso, però avevo tracciato il Mercurion escludendo Maratea. Il professor Sisini mi ha detto: ma no, ma Maratea devi includerlo. Dopo che ce l'ho messo, qualche dubbio mi è venuto, però ecco, lasciamo a chi è intenditore queste cose, questo pure essendo presente in quella rivista che abbiamo vista prima, come dire, dà un'idea di massima. A noi questo serve solo per dire che Mercurio nel Latiniano convinavano. Nel Latiniano c'erano già i religiosi più filo romani, mentre nel Mercurio ancora arrivavano di più
monaci italo-greci, quindi questo contrasto di due forme di religione che poi si evidenzierà in paesi come Rivello, che ancora oggi è la zona alta, la zona bassa, che viene ricordata diversamente. C'è la fondana dei Longobardi sotto e sopra, e quindi diciamo di un'area filo-romana, e la zona alta invece, che può essere stata più vicina con San Nicola eccetera, può essere stata più vicina ai monaci italo-greci. Monastero probabilmente fondato nel 982 da San Zabba. Discutevamo con Biagio che dire che San Zabba ha fondato tutte queste cose può essere un po' eccessivo, però sul bios proprio poco fa mi faceva vedere quel libro molto interessante da leggere, si fa riferimento a San Zabba. Interessante per noi è la data 982. 982 è la data nella quale l'imperatore Ottone II scende, giovanissimo, 27enne, viene chiamato dalla Germania, passa per Roma, scende nelle Calabrie nel tentativo di riconquistare ai Longobardi di Salerno aree che sono state perse, e combatte una battaglia contro Saraceni e Bizantini, in quel momento alleati. Cioè ci sono tre forze nel sud Italia: Saraceni, Bizantini e Longobardi, che come una partita di calcio a tre si alleano a seconda delle necessità, quindi non c'è una suddivisione netta. Sta di fatto che a capo delle colonne Ottone II ha una grossa disfatta, risale nell'estate del 982 e si ferma nei castelli di Lauria, Marsico e Balvano, e questa è una delle prime notizie sicure che abbiamo su Lauria, importante perché parliamo del 982, quindi parliamo di una storia millenaria per Lauria, una storia sicura, perché andare diciamo a discutere di situazioni precedenti diventa un poco più difficile. E abbiamo parlato del libro, abbiamo detto del libro di Santi 40, e ecco, nel libro di Don Filippo Fittipaldi sono raccontati anche degli episodi simpatici. La statua di San Filippo d'Argirione viene ricordata come una statua che ha due dita della mano alzata, e nell'altra mano ha un libro. Allora non mi dilungo perché mi segnala una certa urgenza. Diciamo questo, che discutiamo quindi esclusivamente del fatto che il monastero di San Filippo è dedicato a San Filippo d'Argirione. La festa, dice Don Filippo Fittipaldi, si teneva al monastero il 12 maggio, per tutta la settimana che andava, tutto il periodo che andava dal 1 maggio al 12 maggio. Ancora oggi questa festa viene fatta in Sicilia il 12 maggio. E allora io faccio una scorsa veloce perché giustamente mi danno un po' di fretta, scorriamo le diapositive. Diciamo che le due cappelle di Santa Veneranda, di superiore e inferiore, probabilmente sono le più antiche di Lauria. Questa è Santa Veneranda di Lauria, eremo di Sant'Elia, quindi dipendenza del monastero. Questo è l'interno del monastero, con sullo sfondo c'è un disegno dedicato, un dipinto dedicato a Sant'Elia, l'area quindi qui San Nicola, prima l'area della Madonna Assunta, ancora Madonna Assunta e Castello in relazione. Ecco, questo è interessante, sotto l'armo fino a una trentina d'anni fa c'erano queste, non so se ancora ci sono. Questa è una fotografia fatta da Nicola Riccio, che gentilmente mi ha messo a disposizione i suoi materiali. Ecco il luogo di cui abbiamo detto. Ancora l'unica traccia è questo muro che abbiamo detto pure prima. Ecco, qui siamo con l'architetto, e sul muro si vede, ecco, questa pietra sul muro è un blocco unico. Non si può pensare che una stalla di 2,5 metri per una stalla di 2,5 metri abbiano potuto utilizzare queste pietre. Probabilmente erano utilizzate invece hanno utilizzato il materiale costruito. Allora io mi fermerei perché ancora qua ci sarebbe parecchio, meglio che mi fermo perché i tempi sono quelli che sono.
e grazie per l'attenzione. Adesso ascoltiamo Don Giovanni. Volevo soltanto dire che per seguire quello che dice Don Giovanni sono stati distribuiti dei foglietti, purtroppo ce ne sono poche copie, giusto per seguire mentre lui le racconta queste cose. Per il resto questo il file lui ce lo lascia, quindi sarà disponibile a chiunque lo richieda, lo metteremo sui siti, l'avranno tutti. E probabilmente, se, visto che la cosa è diventata parecchio interessante, a parte il fatto che ci saranno probabilmente altri incontri e vedremo con più calma le cose che ci siamo detti oggi, ma immaginiamo che di raccogliere anche la documentazione e poi renderla disponibile come una piccola pubblicazione. Don Giovanni, a te. Sì, grazie. Io intanto saluto tutti, ma non so quanta resistenza ancora abbiate dopo relazioni interessantissime ma abbastanza lunghe e complesse. Una cosa mi preme di dire: abbiamo visto la storia, abbiamo visto l'habitat di questi monaci, abbiamo visto anche l'ubicazione locale, l'ultimo intervento, ma che cosa muoveva queste persone? Che cosa scrivevano? Che cosa dicevano? Di questo non se ne parla mai. Ecco, allora io mi sono preso la briga, aiutato anche da Biagio, il primo che ha parlato, mio compaesano, il mio archivista di Tortora. Io sono parroco a Tortora, centro storico, oltre che docente di teologia a Catanzaro, di vedere i testi e in qualche maniera di farli parlare, pure perché per scrivere la storia di qualcuno non basta conoscere di questo qualcuno l'anno di nascita, l'anno di morte, quello che ha fatto, le persone che ha incontrato, ma ci interessa sapere come ha vissuto, che cosa ha pensato, quali ideali lo hanno animato, che cosa ha sofferto, come ha superato le difficoltà. E dunque, se abbiamo la possibilità di risalire fino all'animus di questa persona, noi allora facciamo veramente storia, perché conosciamo le motivazioni che hanno indotto queste persone. Alla base di questo intervento, che è lungo, ma io non ve lo posso leggere perché ormai siete stanchissimi, lo sono pure anch'io, c'era semplicemente questa intuizione. E soprattutto quello che premeva me era vedere cosa hanno pensato, come hanno pregato, che cosa hanno vissuto in riferimento a Gesù, perché queste persone si muovevano al seguito di una chiamata, di una vocazione, vivevano la sequela Christi e la imitatio Christi. C'è qualcosa, c'è moltissimo nelle vite, nei bioi, plurale di bios, di questi santi. E allora, avendo visto i riferimenti, ma solo quelli che si riferiscono a Gesù, io li ho divisi: riferimenti espliciti ai detti di Gesù, riferimenti poi alla vita di Gesù. Sui riferimenti espliciti, mi riferisco ai riferimenti al Vangelo, le citazioni evangeliche, ecco, mi sono limitato qui a vedere la vita di alcuni santi che sono stati già presentati, quindi vado davvero velocemente. Vita di Sant'Elia lo Speleota. Il santo guarisce il sacerdote Giovanni, ornato di grado sacerdotale. Io sto bene, grazie a Dio, fino a mo', ma se dovesse essere, insomma, so chi invocare, attraverso l'evocazione, l'invocazione di Gesù e la sua azione taumaturgico-terapeutica. Perché dico evocazione? Perché proprio lui rinnova, come se riattualizzasse, quello che Gesù faceva quando guariva gli infermi. Infatti, ecco la citazione: essendo il sacerdote Giovanni grandemente languente, con brieve parole, imitando Gesù, Elia lo curò, non avendo detto se non: secondo la tua fede ti sia fatto. Ho documentato, ci sono moltissime note, perché potete vedere poi nel sito, sul foglio, se l'avete ricevuto, c'è anche il sito www.pace.net.
oppure fate solo una ricerca, Don Giovanni Mazzilla, ed esce questo sito. E quindi c'è già tutto il testo, per chi è interessato ci sono tutte le note, ci ho lavorato quasi una settimana, quindi sono contento di averlo fatto, perlomeno ho imparato tante cose. Dello stesso Elia si racconta l'effetto dell'intercessione da lui rivolta a Dio dalla cella del monastero dove temporaneamente soggiornava, affinché gli alberi e i sassi fatti cadere lungo il pendio del monte non danneggiassero l'abitazione. Anche questo è simpatica, la citazione che viene dalla vita di Sant'Elia Speleota in Saletta Studi Meridionale. Allora usciva il santo con volto ridente, come era a lui costume, e rendeva a Dio grazie e agli suoi discepoli diceva: ma perché vi meravigliate di questo? È verace quello che Gesù disse: se avrete fede come un granello di senape direte a questo monte passa da qui, ed egli passerà, e niente sarà a voi impossibile. Forza quindi terapeutica che Sant'Elia manifesta anche successivamente nelle liberazioni degli ossessi, oltre che in questa sorta di intercessione, perché la natura in qualche maniera non danneggi né i monaci né il monastero. Qui per esempio c'è la liberazione di un ossesso. La onde li monaci, mossi da divina compassione verso il figliuolo che cadeva frequentemente per terra ed era per giunta in chiesa mentre si celebrava la messa, e i monaci allora si sono alzati e hanno soccorso il figliuolo. Molto avendosi devoluto, invocano a visitazione del paziente il santo, ed avendo prestamente portato la spugna con la quale nella sua morte avevano lavato il corpo del santo, ed avendono premuto quella in acqua pura, meno male almeno questo, la diedero a bere a quello che continuamente era travagliato, e così di subito si partì da quello il cattivo spirito ed immondo, senza accostarsi più o molestare il figliuolo da allora in poi. Imperocché, ecco la citazione biblica, dice il Signore alla Cananea: o donna, è grande la tua fede, sia fatta a te conforme chiedesti. Vita di San Nicodemo. Molteplici riferimenti a Gesù. Il primo riguarda il detto di Gesù che nell'ora della prova al Getsemane si appella al Padre: non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Che qui viene interpretato in maniera abbastanza interessante per noi dal punto di vista teologico, perché quello che vuole il Padre viene detto dallo Spirito. Secondo la nostra teologia latina, lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio, il famoso filioque, ma qui invece procede solo dal Padre. Comunque, ancora adesso nella liturgia, che anche utilizzata dai nostri cattolici ma di rito ortodosso, il credo conserva la forma dal Padre, Figlio che dice, lo Spirito che discende dal Padre. Giusto per dire una cosa, io poi la chiesi ad un vescovo e dice: non l'abbiamo cambiata, perché dovevamo cambiarla? Questa è. Ecco. L'altro esempio riguarda il soggetto di cui si parla, e cioè Nicodemo stesso. Secondo il bios, quello che viene descritto di lui, il giovane veniva ammirato da tutti e divenne a tutti noto, perché non è possibile che si nasconda una città posta sopra un monte. Ecco la citazione biblica indiretta. Egli ascoltò ciò che il Signore appunto aveva detto nel Santo Vangelo al giovinetto: se vuoi essere perfetto vendi ciò che hai e dallo ai poveri, prendi la croce e seguimi, con la promessa che avrebbe avuto anche un tesoro nei cieli. E ancora: chi ama suo padre e sua madre più di me non è degno di me. Sono tutte citazioni bibliche poi documentate. La vita evangelica di Nicodemo è confermata anche dal racconto della sua vestizione religiosa, avvenuta per mano di un anziano padre che conduceva vita monastica assieme ad altri confratelli nella casa del santo e taumaturgo Santino il Cavallaro. Si spogliò degli abiti mondani e in questa sua
spogliazione e vestizione dell'abito monacale troviamo scritto: si cinse i sandali ai piedi e fece sì che camminasse sopra le vipere e gli scorpioni e contro la potenza del nemico. Luca 10,19. Vita di Sant'Elia il giovane, che poi era il più vecchio, se abbiamo capito bene da Biagio. Il primo riferimento evangelico nel suo bios è in realtà quello del biografo, che dice: non si può tenere nascosta una città sulla montagna. Del maestro Elia però il biografo sottolinea la sua coerenza con le scritture, con San Paolo e con il Vangelo, sicché scrive: egli con la sua bocca ispirata insegnava loro a cambiare mentalità, la metanoia, la conversione, ad allontanarsi dalle opere di malvagità, a perseguire una vita virtuosa, all'amore senza ipocrisia e, come dice l'Apostolo, alla santità senza della quale nessuno vedrà il Signore. Ben consapevole che ogni albero che non reca buoni frutti viene tagliato e buttato nel fuoco. Io penso che abbiamo tutti un po' di conoscenze evangeliche, quindi riconoscete, senza che io ve lo sottolinei troppo, non c'è tempo, i brani evangelici corrispondenti. Non si tralascia anche di fare una menzione alla storia di Giuseppe, non sa Giuseppe, Giuseppe quello dei 12 fratelli, che fu ingiustamente condannato per una calunnia di una donna che, invaghitasi di lui e non corrisposta, lo denunziò presso il marito, il quale lo punì ingiustamente, pure lui, questo povero santo. Però come lui, poi alla fine la verità viene fuori, viene a galla, e la conclusione è del biografo: colui che avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Matteo 13,13. Questo afflato evangelico si trova nella vita di Sant'Elia anche dopo il suo rientro in Calabria, nella terra indicatagli in visione quando era ad Antiochia. Quindi pensate quanta strada veramente facessero e quante navi navigassero nel cosiddetto territorio delle Saline, diceva Biagio, nei pressi di Palmi, dove continuò con altri l'opera di un'evangelizzazione testimoniata con la loro vita, al fine di far risplendere la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Come dire, le parole di Gesù costituiscono, insomma, una specie di interfaccia con il mistero, con ciò che li anima. Vivono sulla terra, vivono tra le rocce, vivono, però parlano con il cielo, ecco, parlano con Gesù, vivono le sue parole, ripetono i suoi gesti. È questo appunto che noi dobbiamo un pochino, perlomeno, esplorare più a fondo, per comprendere come ce l'abbiano fatta questi uomini a condurre la vita che ci viene descritta. Non esitò, per esempio, lo stesso santo a seguire le parole di Gesù, che invitava a cambiare luogo quando non si è accolti, prevedendo l'irruzione dei saraceni. A Reggio si recò a Patrasso, ascoltò dunque, commenta il biografo, il comando del Signore che dice: quando vi perseguiteranno da questa città, fuggite nell'altra. A Taormina, essendo poi diventato molto popolare, si vede costretto ad assecondare, no, non fu ascoltato per la verità, si vede costretto a scuotere la polvere dai suoi sandali. Il contrario accadde invece a Gerace, che è Santa Ciriaca, quindi il Signore in effetti, Santa Domenica, ecco, Santa Domenica in greco, dove fu accolto e guarì il presbitero Malachia, rimettendolo in piedi nell'atto di consegnargli il suo bastone. Interessante questo. E nell'evocare le parole evangeliche: prendi questo bastone, alzati e cammina. Gesù aveva guarito, se vi ricordate, il paralitico: prendi il tuo lettuccio, alzati e cammina, questo c'è dietro. E poi commenta il biografo: in verità vi dico, se uno chiederà qualcosa al Padre, gliela concederà nel mio nome, chiedete e ricevete. San Luca di Demenna
Il primo riferimento evangelico è più del biografo che del santo vissuto nella nostra Basilicata dopo il suo arrivo dalla Sicilia e riguarda una citazione già sentita: la città sul monte non deve restare nascosta, ed è per questo che il biografo scrive. Però, temendo la popolarità e temendo che ciò lo facesse cadere in tentazione, non il biografo ma San Luca si ritirò in un luogo appartato per ottemperare al precetto evangelico che proibisce di cercare la propria ricompensa nell'ammirazione degli uomini. Pur nell'humus evangelico in cui si muove, non manca in lui un appassionato appello ai monaci più forti nell'ora del periglio di resistere alla lotta contro i saraceni e non finire vittime dei loro già noti soprusi, e fu l'unico caso in cui c'è una resistenza perlomeno diretta, ecco, non una resistenza non violenta, ma una resistenza diretta. San Vitale da Castronuovo, narrando nella storia in terra lucana ancora una volta, il suo biografo riporta un episodio in cui egli soccorre miracolosamente degli assetati, con doppio riferimento al Vangelo: chiedete e ricevete, è scritto, e ancora, se avrete fede quando un granellino di senape, con la vostra parola sposterete le montagne. Così è scritto, e tra parentesi c'è Luca 17,6. Mi sono ricordato che in realtà Luca è una citazione leggermente sbagliata, perché si trova pure questo, perché Luca, per attutire il fatto della montagna che si sposta, quando scrisse il Vangelo disse: se voi direte a questo gelso sicomoro, cioè nel testo greco, lui vi ubbidirà. Spostare una montagna, insomma, dice, beh, ci proviamo almeno con il gelso. In effetti, altri riferimenti al Vangelo poi riguardano guarigioni, sempre collegati alla forza terapeutica di Gesù, però si dice a un certo punto la fama di lui si spandeva sempre più. Moltissima gente si radunava per udirlo ed essere guarita dalle sue infermità. Del suo invito a non beccare per non incorrere in peggiori disgrazie, ancora c'è una citazione evangelica, e anche del suo invito ad aver fede. Allora toccò loro gli occhi dicendo: vi sia fatto secondo la vostra fede. E ancora non manca l'invito che in San Vitale, prossimo alla morte, rivolge al successore ad essere disposto ad offrire anche la vita per i fratelli. Ecco, qui davvero la citazione non basta più, qui c'è l'esempio, qui c'è praticamente la consegna, come dire, di un destino, ma la parola destino è una parola brutta, di una sorte che è la sorte del maestro. Brevissimamente ancora, San Sabba da Collesano, il giovane, suo fratello Macario, abbiamo visto nella presentazione, e suo padre Cristoforo. Hanno anche loro, sebbene in misura ridotta, nel bios, citazioni evangeliche: la città sul monte che non può restare nascosta, l'affidarsi al Padre, all'adempimento della sua volontà, la consegna del proprio spirito al momento della morte, la cura verso i bisognosi e negli altri santi, vite dei santi Cristoforo e Macario. E poi veniamo ai riferimenti alla vita di Gesù. Ci siamo già pervenuti dicendo che bisognava dare se stessi fino alla propria vita, e qui mi sono soffermato soprattutto su San Nilo di Rossano, pure perché gli altri bioi ormai erano stati già considerati, quelli che abbiamo, che il Biagio mi ha messo a disposizione, qualche altro l'avevo io in formato, di computer. Dunque, una prima citazione riguarda la vita raminga, l'osservanza della povertà che Gesù aveva raccomandato ai suoi, quando aveva detto: andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non portate né borsa, né sacca, né calzari, non salutate nessuno per via. Nel bios troviamo Nilo, chiesto all'economo una pelle di pecora, se la cucì di sua mano a foggia di pallio, vi trapunse alcune croci e se la mise sulle spalle, col pensiero rivolto a chi disse, ecco, e chi l'aveva detto, giravano attorno vestiti di pelli, di pecora e di capra. Non l'ha detto Gesù, ma lo troviamo scritto nella lettera agli Ebrei quando fa l'elogio dei santi del passato.
il testo, il bios continua. E proprio questo egli si era proposto nell'anima, e questo è importante, di riprodurre in se stesso con sincerità di cuore la vita degli apostoli e lo zelo dei profeti, per cui con lo sguardo sempre fisso in loro si studiava di conformarsi ad essi così nell'interno come nell'esterno. Quindi per conformarsi all'insegnamento dell'apostolo San Paolo portava anche il capo scoperto. Un altro riferimento all'agire di Gesù e degli apostoli che Nilo desidera assolutamente assecondare muove dalla direttiva che Gesù aveva dato ai suoi apostoli dicendo di portare con sé una sola tunica, insomma, poco igienico, però l'aveva preso sul serio alla lettera. Troviamo nel bios: in qualunque stagione Nilo non indossava che una sola tunica a norma del precetto evangelico. Non era solo una norma a muovere Nilo, era l'avvertire la continua presenza di Gesù in lui, quasi una contemporaneità che lo accompagnava e alla quale continuamente affidava la sua vita. Infatti, un'altra citazione del bios: per ricevere con gli apostoli la grazia dello Spirito se ne stava sino ad ora di sesta presso la croce del Signore in compagnia di Maria Santissima e di Giovanni, recitando il Salterio e facendo migliaia di genuflessioni, e così adempiva anche il precetto che comanda di pregare senza intermissione. Ecco, riviveva praticamente spesso la scena della morte di Gesù sulla croce, se l'immaginava, si metteva lì con Maria, con Giovanni e con Gesù che moriva sulla croce. Davvero mettono un po' i brividi certi passaggi se si prendono sul serio e si comprende la consistenza spirituale di questi eroi del cristianesimo. La vita di Nilo, insomma, cammina secondo il Vangelo. Il biografo, ritenuto ormai, credo, dalla maggior parte degli esperti, San Bartolomeo, grande santo, e quello che scrive è davvero anche un testo letterariamente bello, intenso, forte, poetico. Egli racconta, Nilo, custodendo indelebilmente impressi nell'animo suo i precetti del Santo Vangelo, tra cui quello che dice: voi non vogliate essere chiamati rabbì. Lui, Nilo, non dolorò mai di ricevere qualsiasi titolo onorifico, ma nutrendo di se stesso sempre un concetto più basso di tutti, si riputava come uno degli ultimi tra i fratelli. E quindi, essendo aumentati i figli dell'eremo, di coloro cioè che ogni giorno venivano da lui rigenerati e governati conforme alle norme del Vangelo, per tutto il tempo che visse attribuì sempre ad un altro il titolo di egumeno, che sappiamo essere una specie di priore. La conoscenza del Vangelo è notevole in questo santo calabrese, che oltre a rifiutare ogni agio e ogni riconoscimento, sapeva anche distinguere ciò che era di Cesare e ciò che era di Dio, e cioè come correttamente va interpretata questa frase: non dare mai a Cesare la gloria che si dà a Dio e non dare invece a Dio quello che è di Cesare, il denaro, il potere, il successo e tutto quello che a ciò si riferisce. Il suo biografo scrive che gli arrivò la notizia di un lascito molto consistente da parte di un ricco che voleva riconciliarsi con Dio in punto di morte e che chiamava il santo al suo capezzale. Ma il santo rimase bloccato misteriosamente per un sopraggiunto intenso stato di sofferenza. Il ricco aveva mandato il nipote e disse al nipote: Cristo non ha bisogno del denaro di tuo zio, poiché egli stesso ha detto: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ma tu va, va pure, che forse più non lo vedrai in vita. E infatti, racconta ancora Bartolomeo, tornato di tutta corsa lo trovò già morto e tutto il suo avere era già andato in mano del fisco. Tasse non pagate, eredità non scritta, eccetera. Lo stesso fermo atteggiamento egli dimostra in altri casi nei quali cita le esigenze superiori del Vangelo, quelle che si possono riferire alla porta stretta della salvezza, che è la porta di cui parla Gesù. Per esempio,
c'è un dialogo molto intenso tra San Nilo e l'eunuco Cubiculario. Erano all'epoca, ho letto, gli eunuchi delle personalità molto eminenti nelle corti, soprattutto bizantine, per cui era una personalità anche altezzosa che vuole assolutamente visitare il santo, lui che fa il restio, alla fine si avvicina e alla vista del santo depone ogni altezzosità e inizia a giurare che lui farà chissà che cosa, ma il santo lo ferma dicendo: poiché il Santo Vangelo esplicitamente comanda e dice, ora io vi dico di non giurare per nessun modo, e sia il vostro discorso sì, sì, no, no, già che il di più viene dal male, perché tu vuoi insinuare il sospetto di mala fede sull'eccellenza tua, sull'eccellenza tua, e dare inizio alla nostra conversazione con una nazione contraria alla legge di Gesù? Infatti, chi è facile a giurare è altresì facile a mentire, e così viceversa. Ecco, bella, grande lezione. Nilo, e termino, Nilo porta la sua imitatio Christi fino alle estreme conseguenze. Ritroviamo la sua volontà di dare persino la vita per i propri amici, come aveva detto Gesù e lo sappiamo tutti. Allorché teme che il beato Stefano, suo discepolo, e verso il quale non erano mancati rimproveri, punizioni, eccetera, ma quando teme che sia stato rapito dai saraceni, allora è quasi disperato. Ecco la bellissima mezza pagina di San Bartolomeo. Recatosi di poi nel monastero, che era di San Fantino, e vedutolo tutto sconvolto e desolato, stimò che dai saraceni fosse stato preso anche il beato Stefano, o nella spelonca, o nel monastero, e questo conferma quello che avete sentito, l'alternanza di vita cenobitica e di vita eremitica. Cominciò dunque a rattristarsi assai e a dire in se stesso: veramente, o misero Nilo, il fratello Stefano è stato fatto schiavo e certamente egli è stato preso, o mentre ci attendeva qui, ovvero nella spelonca. Dunque ora è giusto che, sentite, ora è giusto che anche noi andiamo e ci costituiamo schiavi insieme con lui per restare con lui, sebbene da schiavi. E così dicendo versava lacrime, temendo da una parte quella crudele ed impura razza dei pagani e dall'altra sentendosi obbligato dal precetto di Cristo a dare la vita per l'amico. In realtà Stefano non era stato preso, con grande sollievo quando si legge, era l'altro monastero, era stato più furbo. Questa radicalità della sequela compare in tanti altri brani dove si parla sempre di Gesù che invita a lasciar tutto, che invita alla rinuncia decisa, persino di suppellettili preziosi per il luogo di preghiera, gli offrono calici d'oro e d'argento. Perché? E il Signore non ha scelto di nascere povero, di essere tra i poveri. Ecco, se avessimo un minimo di coraggio noi nella Chiesa Cattolica similmente a questo, tante cose forse cambierebbero. Nonostante le espressioni forti contro i saraceni, razza come li ha chiamati lì di perfidi, eccetera, ecco, Nilo è convinto però che il Vangelo vada seguito fino in fondo anche là dove Gesù si esprime contro l'uso della spada, a differenza dell'altro che ha fatto l'incursione armata. E tuttavia talvolta non gli resta altro che constatare che la legge della spada purtroppo nel mondo segue il suo corso violento, sicché sangue chiama sangue. E ciò che noi recentemente in teologia abbiamo studiato come la struttura di peccato. La mafia, per esempio, è una struttura di peccato. Gli armamenti che richiedono guerra e la guerra che richiede armamenti è una struttura di peccato e tanti di questi meccanismi. E lui l'aveva intuito e cucendo insieme Genesi 9,5 e l'affermazione di Gesù a Pietro quando lo rimproverava dicendo rimette la spada nel fodero perché chi ferirà di spada perirà di spada, il santo registra la catena della violenza che segue il suo corso e lo dice anche rimproverandola e rinfacciandola alla famosa principessa di Capua, Abbara, credo che si legga. Non mancano però sempre i riferimenti al perdono e all'amore verso i nemici. Arrivano a rubargli un cavallo,
e i monaci, non so come abbiano fatto, riescono a catturare il ladro e a riportargli il cavallo. Ma quando sono lì, regala il cavallo all'uomo che l'ha rubato. E dice, e chiudo, io ho fatto questo affinché apprendiate ad amare con le opere i nemici e a beneficare coloro che vi fanno del male. Ed inoltre, ecco qui il segreto, a possedere tutto senza avere niente, come ci insegnano il Santo Vangelo e l'Apostolo. Grazie. E l'ultimo chiude la porta. Abbiamo capito, ormai basta, perché è diventata una gara resistenza. Ringrazio la comunicazione che ha dato comunque una dimensione internazionale a questo incontro. Ringrazio la Proloco che non solo ha messo a disposizione le risorse, ma pur la fatica per portare la roba qua. Ringrazio gli amministratori, credo che se ne siano già andati, va bene. Qualcosa di importante da fare già ce l'hanno. Ringrazio tutti voi che siete riusciti a rimanere fino alla fine. Non ci sono conclusioni perché questo è l'inizio. Se ne è che le debut, continueremo certamente. Ci saranno altri incontri di questo tipo. Grazie a tutti, alla prossima.